non pensavo mai nella mia vita di vedere quello che sta succedendo in questa città, in regione, in Italia, nel mondo. Pensavo di aver visto nel 76 il terremoto in Friuli, quando ero a Gemona, due giorni dopo, di aver visto il peggio del peggio con i morti sotto le macerie, dopo Chernobyl, e non pensavo mai di vedere quello che sta succedendo adesso. Purtroppo penso ai commercianti, penso a tutti quelli che avevano le piccole attività, ma anche le grandi attività, le fabbriche, penso alla gente che ha perso il lavoro. Insomma, una situazione drammatica. Io spero veramente che quanto prima questo, con il caldo, finisca questo virus e che ritorniamo un po' alla normalità, perché non ritorneremo mai, ci vorrà molto tempo per ritornare come prima. Però ci sono anche delle cose positive, perché altrimenti se parliamo solo di cose negative. Allora, la regione ci ha girato attraverso lo Stato 1.078.000, l'Allianz ci ha dato un contributo fortissimo, le catene commerciali hanno messo a disposizione il 10% sulla spesa, per cui stiamo lavorando. A breve, a giorni, partirà la distribuzione di un imponente quantitativo di buoni spesa che ci consentirà di aiutare tutte quelle famiglie che proprio non riescono in questo momento a sbarcare il lunario. Questo è quello che stiamo facendo, perché ripeto, dobbiamo ripartire. Peccato, perché il 2019 era stato qualcosa di straordinario, record col porto nuovo, record col porto vecchio, avevamo attivato tutto per ESOF 2020 con il centro congressi più grande del Triveneto, record col punto di turismo incredibile, avevamo toccato 1.000.000 erotte presenze, pensate solo sui musei. Per cui tutto questo, naturalmente, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di ripartire quanto prima, stare uniti. Per fortuna c'è questa volontà, ho visto anche da parte della politica, di stare uniti, di fare le cose e di ripartire quanto prima, ricreando quei posti di lavoro, uno. E dopo, per il mio paese, per l'Italia, uno dei paesi più belli del mondo, con una biodiversità straordinaria, dobbiamo cercare, penso a Venezia con i suoi 30 milioni di visitatori, penso a Firenze, penso a Roma, dobbiamo ripartire assolutamente quanto prima. Io spero che entro il fine mese di aprile la cosa cominci a normalizzarsi e che cominciamo a riaprire certi settori, perché altrimenti anche la gente chiusa in casa, penso a quelle famiglie che vivono in 4, magari in 50 metri quadrati, è veramente un problema. Comunque un augurio a tutti, il vostro sindaco sta facendo di tutto per ritornare quanto prima alla normalità.